Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di proporvi un make up back to work, back to school, che alla fine è anche quello che realizzo io normalmente la mattina quando vado al lavoro e che comunque ho pochissimo tempo e anzi di solito mi trucco un pochettino a casa e un pochettino in macchina. Allora, devo dirvi che per questo make up ho deciso di utilizzare alcuni prodotti che mi avete richiesto voi, di sapere insomma come mi trovo, e tantissimi dei prodotti dei saldi Essence, perché comunque da pochissimo vi ho fatto il video. Allora, la maggior parte dei prodotti che vedete nel video sono quelli che utilizzo giornalmente, di cui vi ho parlato nei vlog e anche su Instagram, però diciamo i prodotti extra che ho voluto provare appunto proprio per questo video low cost ma veloce, ho utilizzato assolutamente questo primer di Essence, il primer in stick per la zona T, che mi sta piacendo moltissimo, un buon inci naturalmente, e che ve lo consiglio assolutamente, se lo trovate prendetelo. Perché io sì, ho una pelle secca, però comunque è impercettibile proprio sulla pelle, fa durare il make up moltissimo e mi piace molto. Lo consiglio anche a chi ha una pelle mista grassa, anzi soprattutto a chi ha una pelle mista grassa. Ancora parlando di Essence, alla fine questo prodotto, questo illuminante, non mi sta piacendo moltissimo come illuminante, ma come vedrete poi nel video lo sto adorando come cipria, in quanto utilizzo soprattutto questa parte più chiara, che non è molto luminosa ma matte, proprio come cipria per fissare il correttore, in quanto è impercettibile ma fa benissimo il suo lavoro. Come illuminante, ragazze, non è assolutamente un granché, quindi se cercate un illuminante non lo prendete. Super illuminante che mi sta piacendo molto è questo, ossia il Glazed Donut, che ragazze, cioè io comunque ho deciso di applicarlo con il pennello che poi vedrete, perché per tutti i giorni non voglio un illuminante troppo visibile. Si può utilizzare naturalmente anche per la sera, magari messo un po' più persistente, ecco, insistente, con un'altra tipologia di pennello. Comunque anche questo, ragazzi, è un prodotto che sto davvero adorando. Poi praticamente ho utilizzato due blush, vedrete tutto bene nel video. Devo dirvi che io, essendo molto amante dei blush, preferisco questa parte, però entrambe sono molto belle. Naturalmente non potete andare in giro con due blush diversi, però io l'ho fatto anche un pochettino apposta per farvi provare entrambi i blush che trovate in questo periodo nell'espositore Essence. Infine, due prodotti super low cost che sto adorando, e questa ho deciso di utilizzarla nel video, che è una palette di Make Up Revolution. Ho letto nei commenti del video dei mascara, quelli di Sien, poi vi lascio il video qui sopra così potete andare a leggere il commento, che una ragazza mi chiedeva appunto di questa palette. Quindi alla fine ho realizzato un make up proprio occhi al volo con alcune di queste colorazioni, giusto per farvi vedere che è una palette che adoro e che è molto scrivente. E poi ho pensato di utilizzare un prodotto nuovo, nel video vedete proprio che lo sto scartando con voi, ossia questa matita nuova di Sien, matita per sopracciglia, è la Sien Brow Perfect Brush & Pen. Fantastica, come prima impressione mi sta piacendo tantissimo. Io comunque adesso vi lascio al video e vi mando un bacio grande. Come primo prodotto, naturalmente l'inverno, ma anche in autunno, secondo me è indispensabile idratare le labbra. Per questo ho scelto di utilizzare il balsamo labbra Sien, che ho preso da Lidl, no, della Limited Edition Tropical Summer, è quello fucsia Wild Hibiscus. Come primer per il viso uso l'All About Matte di Essence. Questo è un ottimo primer in stick per la zona T. Consiglio soprattutto se si vuol far durare comunque la base viso per più tempo durante la giornata. Quindi secondo me è un ottimo prodotto da utilizzare la mattina, appunto, prima di andare a scuola o prima di andare al lavoro. Proseguo con il correttore. Io lo utilizzo soprattutto per il contorno occhi. Naturalmente, se voi non avete grandi occhiaie, potete assolutamente bypassare questo passaggio. Nel mio caso utilizzo la palette Concealer Spectrum di Zoeva. Nello specifico utilizzo questa tonalità di correttore, che troverete sicuramente all'inizio un pochettino chiara, ma poi creerà un match perfetto
con la BB cream che andrò ad applicare successivamente. Vado ad applicare il correttore con questo pennello doppio di Make Up Revolution, inizialmente con il pennello a setole piatte e poi sfumo tutto bene con la parte da sfumatura. Come vedete, applico il correttore anche come primer sugli occhi, in questo modo avrò già una base se voglio appunto applicare degli ombretti successivamente. Naturalmente questa palette la utilizzo giornalmente perché i correttori si sfumano con moltissima facilità e soprattutto ha un buon inci. Per scaldare ancora meglio il prodotto e far sì che diventi tutt'uno con la mia pelle, vado a sfumare meglio i polpastrelli. Proseguo con questo highlighter che in realtà, come vedete, utilizzo come cipria. È il Stay Cool Llama Highlighter di Essence. Prendo la parte diciamo più rosata e appunto la utilizzo come cipria perché mi sembra molto fine e molto adatta, ecco, a tutti i giorni. Non voglio infatti una cipria molto pesante che va a segnarmi troppo col passare delle ore il contorno occhi e il correttore. Come highlighter con questo prodotto vi ho già detto che non mi sta piacendo moltissimo. La BB cream è di Avril ed è un prodotto certificato biologico che applico con questo pennello di Make Up Revolution. Di solito per lavoro o quando andavo a scuola non applicavo mai un fondotinta, invece la BB cream mi sembra perfetta. Naturalmente applico prodotto soprattutto dove ho più scromie e sul collo, per far sì che sia tutto molto omogeneo. Tra l'altro questo pennello di Make Up Revolution mi piace moltissimo. Ancora con il pennello di Liquid Flora e di nuovo l'illuminante di prima, che utilizzo anche questa volta come cipria, prendo un po' tutta la cialda, prelevo un po' il prodotto nell'insieme e vado ad applicarlo, come vedete, su tutto il viso. Questo per fissare al meglio appunto la BB cream, che è molto adatta soprattutto a pelli secche, perché comunque è una BB cream che si sente moltissimo. Non metto troppa cipria proprio per evitare che la pelle del viso poi risulti secca per tutta la giornata. Qui sto aprendo per la prima volta la matita per sopracciglia di Sien. Mi sto stupendo perché la punta è molto particolare, ma poi vedrete che mi permetterà di disegnare benissimo le sopracciglia. È un nuovo acquisto che ho fatto appunto da Lidl e vedrete che la prima sopracciglia che ho fatto è venuta molto molto meglio rispetto alla seconda, ma questo proprio per la conformazione delle sopracciglia stesse. Per fissarle utilizzo il gel Brow Perfect di Sien. È importante secondo me fissarle per far sì che comunque la matita che ho applicato precedentemente duri tutta la giornata. Mi avete chiesto di questa palette di Make Up Revolution, tavoletta di cioccolata fucsia della High Heart Makeup, Chocolate Love, dupe della palette di Too Faced, Chocolate Bonbon. Vi assicuro che i colori all'interno sono esattamente gli stessi. Ve lo dico perché ho fatto già un confronto l'ultima volta che sono stata da Sephora. Prelevo questo colore marroncino un pochettino caldo e vado a sfumarlo nella piega e un pochettino anche sulla palpebra mobile. Vado poi con un colore chiaro sotto l'arcata sopraccigliare e con un colore oro e semplicemente i polpastrelli delle mie dita vado ad applicare questo ombretto sulla palpebra mobile per dare un po' di luminosità appunto a tutto il make up. È un trucco molto leggero che io di solito diciamo realizzo per tutti i giorni. Qui stavo applicando a mo' di eyeliner la mia matita nera preferita di Sien, il Col Kajal nella tonalità nera, e vedrete che poi la applicherò anche sull'altro occhio e naturalmente nella rima cigliare inferiore esterna ed interna. Vado poi a sfumare sempre il marrone di prima nella parte inferiore dell'occhio.
per non avere una linea nera troppo netta e poi si sa ragazze, magari a scuola, al lavoro, con il tempo la matita nera può sbavare, in questo modo è anche fissata. Il mio mascara preferito del periodo è questo di Essence, ossia il You Better Work Waterproof. Di solito non applico mai mascara waterproof, ma in questo caso anche per stare fuori per qualche ora non è male, e poi questo fa delle ciglia davvero bellissime. Lo applico anche un pochettino nella parte inferiore. Ecco, a questo punto è arrivato il disagio anche sul mio canale, perché praticamente pensavo di aver registrato questa parte di video, ma in realtà non ho registrato nulla. Voglio quindi descrivervi un pochettino tutti i passaggi che ho effettuato finora. Con questo pennello a ventaglio ho prelevato questa terra dalla palette Astrology di Catrice. Ho pensato di utilizzare questo pennello perché viene subito una bella sfumatura, quindi si ha proprio un bel contouring, vedete tutta questa parte qui, e quindi si impiega pochissimo tempo la mattina, e ho fatto anche in questo modo un pochettino di contouring al naso. Come blush vi ho detto all'inizio che ho utilizzato nella parte sinistra il Touch Matte Blush Essence e nella parte destra il Mosaic Blush di Essence. La colorazione di questo si vede di più naturalmente perché il colore è più scuro, questo essendo più aranciato e chiarino si vede di meno. Comunque come sfumabilità mi sono piaciuti entrambi, e vedete li ho applicati con questo pennello. Poi ho messo l'illuminante, questo qui, Glazed Donut Highlighter, sempre Essence, con questo pennello a ventaglio, perché comunque è un illuminante che si vede molto, quindi per tutti i giorni neanche io lo utilizzo moltissimo, almeno così. Quindi l'ho sfumato con un pennello appunto a ventaglio per illuminante, di modo che risulti più leggero ma omogeneo. L'ho messo un pochettino così anche sul naso, sull'arco di Cupido, e ci siamo. Il penultimo step che vado ad effettuare è un rossetto. Quando andavo a scuola non applicavo mai rossetti perché non ne ho mai trovati moltissimi idratanti, ma in questo caso con questo di Sien, che è il numero 15 dei lipstick, mi trovo molto bene perché comunque idrata le labbra appunto e non le lascia secche. L'ultimo step secondo me fondamentale è assolutamente fissare il make up. In questo caso vado con il Glam Glow spray fissante. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su di supporto, ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, ciao!